Benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi voglio fare un trattamento, un styling sui capelli a base di solo vasellina per vedere il risultato, come stanno anche le durate dei giorni. Oggi è martedì, il video sarà pubblicato domenica, dove faccio vedere come si è sviluppata la situazione. Vado a lavarmi i capelli e comincio col styling, non faccio nessun tipo di trattamento perché voglio proprio vedere il risultato che dà la vasellina, lo provo io per voi. Ho portato con me bagnomaria, c'ho dentro la vasellina perché così si ammorbidisce, perché se la prendo con le mani bagnati mi si spalma dritta, quindi non si spalma bene su tutto il traccio, tutto il pezzo di capelli, si spalma dura, quindi non va bene. Adesso la lasciamo che si sciolga, nel frattempo. Questa qua è solo acqua, potete mettere acqua e il coso, come si chiama? L'aceto di mela? No, metto solo acqua perché questa. Comunque gira rigira, uso sempre il solito pettine. Io quando finisco di lavarmi, sinceramente evito di truccarmi subito per fare un video, tanto vale, mi vedete al naturale. Faccio cacare, lo so, non mi serve che qualcuno me lo dice. Però vi dico una cosa, allora io ieri ho comprato il sapone all'argilla, cavolo, l'ho usato ieri, guardate che pelle lucida, mi piace. Bagno per bene, pettino. Un pochino, sì, si spalma sulla mano. La metto su tutta la lunghezza perché voglio proprio vedere che risultato dà. Guarda, non metto assolutamente nulla, sto mettendo esclusivamente la vasellina. Non ho messo neanche il Crazy Color, che io di solito lo metto sempre per come si chiama? Per darmi un po' di colore. Guarda come bella sciolta. Sciolta. Che di normale mi costa. Esagero un po' nelle punta. Solo. Guardate già. Ok. Adesso andiamo con un po' di styling. Solito styling che faccio di solito. Vado, cali che stai, entra mami mia, ti spinge la porta, non vuole star fuori ma non vuole stare dentro. Ok, sono proprio curiosa, più che altro curiosità la mia. Magari esce bene, magari esce male. Lo provo per voi. Andiamo avanti. La vasellina è un idratante potentissimo per i capelli. Dunque, io non ho il microonde a casa. Volendo, potete farla sciogliere anche nel microonde. Io ho preferito bagnomaria. L'ultima volta che ho fatto styling invece l'ho messa davanti alla stufetta elettrica e si è sciolta perfettamente bene. E quindi un consiglio è scioglietela sempre perché così diventa più liquida e riuscite a lavorarla meglio, perché quando è solida sì, va bene, fa un bellissimo effetto comunque, però quando asciugate i capelli, fidatevi che mi è successo, vi rimane dei pezzettini bianchi nei capelli e non è bello che la gente dice che cos'è questa cosa in testa, non è piacevole e quindi vi consiglio sempre di scioglierla. Infatti il prossimo video, dalla prossima domenica, sarà comunque sulla vasellina, mescolata, preparata con altri ingredienti,
per dare un risultato. Anche quello sono cose che sto provando, ma comunque la vasellina è favolosa perché sia per i capelli che per il viso. Io lo sto utilizzando tantissimo anche sul viso, sulle mani. Adesso che abbiamo le labbra molto secche, prima di andare a dormire, smalpate un bel pezzo di vasellina sulle labbra, fidatevi, il giorno dopo avete delle labbra spettacolari. Guarda, sono contenta perché stasera vado a fare il corso di salsa e guanciata. Ballo un pochino, anche se sono un disastro. Però qua dove vivo ho trovato un posto dove danno classe, danno lezioni di salsa e guanciata pochissimo. C'è una cosa che si chiama, come si chiama? Il centro deportivo, che è un centro sportivo del comune. Non so se c'è in Italia, questa cosa. Possibile di sì. Comunque c'è un centro sportivo qua, a Catarroja, che praticamente paghi pochissimo. Io sono iscritta a Jiu-Jitsu e pago 30 euro al mese e ho 2 giorni alla settimana. Interessante, più la palestra. C'è la palestra, c'è la. Il, posso farmi la doccia. Con 30 euro pochissimo, due lezioni di Jiu-Jitsu. Invece questa qua di salsa e bachata, indovinate quanto? Tutti i martedì sera a solo 14 euro al mese. E c'è una cosa che si chiama l'abbonamento familiare, cioè praticamente sono, credo che li affittano le sale alle varie persone per vario uso. C'è yoga, pilates, c'è di tutto. Ogni cosa a suo prezzo. Però la palestra in sé, per andare in palestra a far pesi, costa, ho visto che costava tipo 40 euro familiare, che minimo devono essere 3 persone che vanno in palestra. Mi paghi 40 euro per 3 persone, 3 persone e 4 persone. Cioè, ovviamente devono avere la stessa residenza. Non è per niente male. Stavo cercando qualcosa per la difesa personale, per sentirmi più tranquilla, anche se qua non succede mai niente, però non si sa mai nella vita. Io tantissimi anni fa, ma proprio tanti 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 anni fa, avevo fatto Street Fight, ma l'ho fatto per un annetto, qualcosa del genere, non mi ricordo più niente. E l'altro, cioè, da più o meno 9 mesi che ci vado e mi trovo veramente bene perché la gente è gentilissima, più l'allenatore c'ha 60 anni, signore, ma una roccia. E mi alleno con polizia, gente che comunque lavora e lavori un po' pericolosi. Guardia civile si chiamano qua. Gente che lavora nei carceri. E vado solo al mattino perché il pomeriggio, sera ci sono un sacco di bambini. Io sono un po' allergica. E quindi preferisco andare al mattino. Invece mi è venuto il scherevizzo di andare a fare un po' di corso di salsa e bachata. Così vado a ballare, se qualcuno mi disturba, gli rompo il braccio. Può essere. Sono diventata bravina, eh. Proprio una cosa, a parte che mi piace tantissimo, tutte le volte torno a casa con i lividi, però è molto molto piacevole, soprattutto per noi donne, sentirci sicure, protette, ma soprattutto riuscire a difenderci da soli, da sole, è già un vantaggio enorme, anche se non succede mai niente. Io sono una persona molto pacifica, però non si sa mai. Tu magari sei una brava persona, ma trovi qualcuno che ha la giornata storta, ti vuole rovinare la giornata anche a te, quindi lì la puoi rovinare tu piuttosto. Allora, guardate. Guardate che me. Che me guardate. Gente, guarda, senza che fa niente.
Vi rendete conto o no che io qua davanti non li rullo? Cioè, l'effetto è favoloso. Vado a fissarli e li separo. Il Damon. Il Delman. Prima di dargli forma, vorrei proprio farvi vedere, guardate che roba. Solo con la vasellina, cari miei. Guarda. Vado a separare i capelli e darmi volume. Non ho bisogno, dammi fuori i capelli. Non ho bisogno. Guardate che risultato al primo giorno, al primo lavaggio. Guardate. Soddisfatissima. Davvero, davvero contenta perché non aspettavo assolutamente questo risultato. Pensavo che mi rimanevano più ammucchiati o più unti. Cioè, io non li sento per niente unti, per niente, perlomeno oggi. Guardate, i ricci sono. Guardate qua! Gente, E il secondo giorno dopo il lavaggio, i capelli sono stupendi. Ovviamente uso la cuffia. I capelli sono bellissimi. Questo è il terzo giorno, sono l'una di notte, sono appena tornata dal lavoro, sono intasatissima perché l'umidità mi massacra. Guardate che belli, che belli, che belli, che belli, che belli. Faccio vedere anche dietro, che belli, che belli, che belli che sono. Che belli. Sono bellissimi. Oggi è venerdì, quindi il quarto giorno dopo il lavaggio. Guardate i capelli come sono, non so se riesco a mettere un po' di luminosità. Guardate che belli che sono. Sono stupendi, anche dietro. Eccoci. Dunque, ieri mi sono completamente dimenticata di fare il video del sabato. Oggi domenica notte, ho finito di lavorare, ho pulito casa, ho portato Cala a fare la passeggiata, adesso mi faccio una tisana, mi strucco e vado a dormire. Comunque, prima di andare a dormire, ho detto, vi faccio vedere i miei capelli dopo 6 giorni, 5 giorni. E martedì l'ho lavati, quindi mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, 5 giorni e non ho intenzione di lavarli per il momento perché devo lavorare questa settimana quasi tutta, quindi è il momento giusto per riuscire a lavarmi i capelli. Comunque sono davvero molto molto soddisfatta, guardate dietro. Molto soddisfatta, sono bellissime, a parte il volume, il taglio, come ho tagliato i capelli che vi lascio il link
su come li ho tagliati, sono soddisfatta. La vaselina oramai è già dentro la mia routine da un sacco di tempo per i capelli ricci, ma adesso diventa una cosa basilare perché non l'ho mai usata, non ho mai usato solo esclusivamente la vaselina. Vi giuro, ho usato solo la vaselina, non ho usato nessun tipo di prodotto sui miei capelli e sono davvero molto contenta. Ma la cosa bella è che stasera ho pettinato i capelli a cali, ve la faccio vedere. Guardate, non ci assomigliamo? Io ho tolto via l'elastichino che avevo in su. Guardate quanto è bello! Ovviamente lei è più bella di me, però ci assomigliamo un sacco. Qui c'è un pollo di... Qui c'è una bella di moi. Qui c'è una bella di moi. Piccolina. Dai, facciamo contento anche gatto. Comunque, bella gente, se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Vi voglio un mondo di bene e ci vediamo al prossimo video. Hasta il domingo. Ciao belli!